Quanto può aver affrontato tematiche importanti, oggi vedremo il testo del Vangelo, ci propone un grande classico, ma ce lo propone dentro una lettura e un inquadramento che la liturgia ci offre particolarmente significativo. Vediamolo insieme. Volgi il tuo sguardo, Signore, a questa tua famiglia e fa che, superando con la penitenza, quindi accettando anche un percorso complesso, difficile come la penitenza, ogni forma di egoismo risplenda ai tuoi occhi per il desiderio di te. La penitenza allora non è finalizzata a se stessa, non è posta perché dobbiamo essere afflitti, ma perché c'è qualcosa da grattare e da togliere, che si chiama egoismo. Ecco qual è il vero problema nostro. Ecco ciò che dobbiamo incidere veramente, il nostro egoismo. E il Vangelo che ci è proposto, come accennavo nel lancio, è un Vangelo molto molto famoso che adesso ascoltiamo insieme. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: pregando, non sprecate parole come i pagani. Essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Abbiamo l'occasione di ascoltare il Vangelo del Padre Nostro nella versione matteana, quella liturgica, quella più lunga anche, però abbiamo due intro sulle quali io mi... scusate, un'introduzione e una conclusione, sulle quali mi soffermerò. L'intro, diciamo così, dice poche parole rispetto alle molte parole dei pagani. Che cosa vuol dire Gesù? Vuol dire che o lo chiedi veramente a tuo padre, a Dio che è padre, rivolgendoci a lui, oppure non c'è nessuna tecnica che possa piegare il volere di Dio. Insomma, è la sostanza di dove sta il tuo cuore. Se dietro la tua preghiera c'è la tua vita, ci sono le tue intenzioni, quella preghiera è una preghiera da figlia, da figlio, e sarà una preghiera ovviamente ascoltata, come nella logica della giustizia divina, cioè dove ti rivolgi a Dio e quindi riconosci il tuo legame con Lui, ma operi anche la giustizia nei confronti dei tuoi fratelli e in particolare la giustizia della misericordia. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo. Che cosa voglio dire? Voglio dire che se non ci rendiamo conto, questa è la visione matteana, del debito che abbiamo nei confronti di Dio e in base a questo essere misericordiosi e munifici come Dio lo è stato con noi, non potremo esercitare veramente la virtù della giustizia nei confronti dei nostri fratelli. Saremo sempre ingiusti perché partiremo da qualcosa che non esiste, cioè dalla nostra giustizia. E così la conclusione sottolinea precisamente lo spirito che stavo accennando adesso, perché se veramente perdonerete di cuore, cioè perdonerete davvero nella verità, altrimenti il Padre vostro, mancando in voi questa giustizia, ne prenderà atto. E insomma, capite che la preghiera cristiana è una preghiera che non scinde l'orientamento a Dio, ma anche la giustizia verso i fratelli, in particolare la giustizia della misericordia. Se non conosci e non riconosci quanto devi a Dio, sicuramente non tratterai bene il tuo fratello e la tua vita non sarà nella giustizia. Ho concluso anche oggi, vi do appuntamento domani.